Sana, che ha fatto un'ottima partita e ha meritato di vincere complessivamente, soprattutto per un grande secondo quarto in cui ha alzato tantissimo il ritmo e ci ha messo in grande difficoltà con i rientri difensivi, con il contropiede, col gioco in campo aperto. Però, d'altro canto, io voglio essere molto obiettivo. È evidente che quando si perde non si è mai contenti. Mai, e non, noi non siamo contenti assolutamente di aver perso. Però dobbiamo anche essere oggettivi e dire che noi stasera abbiamo fatto proprio una buona partita. Abbiamo avuto alcuni momenti difficili. Un primo momento difficile è stato il secondo fallo di Banks, che ci ha privato di un giocatore che stasera ha fatto una bellissima partita per gran parte del primo tempo e praticamente per tutto il secondo quarto, che è stato il momento più difficile per noi della partita. Però si è stati in grado di rimontare, di vincere tre quarti su quattro. Stasera noi avevamo un obiettivo, venivamo da due belle vittorie, una molto bella in trasferta a Cremona, però volevamo confrontarci in trasferta con una squadra di livello altissimo, la prima in classifica, una squadra che è arrivata a un punto dalle top 16 di Eurolega. E il responso del campo è che noi possiamo competere. E questo per noi è veramente molto importante, quindi torniamo a casa delusi, rammaricati, dispiaciuti della sconfitta, però da un certo punto di vista anche consapevoli di poter alzare ancora il nostro livello di gioco, che già si è alzato molto, soprattutto dal punto di vista offensivo. Devo dire che noi venivamo da una partita a Cremona in cui avevamo fatto canestro sempre. Sempre per tutta la partita, e questa è una delle caratteristiche di questa squadra. E il primo quarto giocato a quel ritmo, a quella intensità, facendo così canestro anche qua, forse ci ha un po' tradito, perché abbiamo pensato di poter giocare con lo stesso ritmo e nello stesso modo anche qui, dove invece è assolutamente impossibile. E nel secondo quarto questo l'abbiamo pagato perché abbiamo dovuto abbassare il ritmo, abbiamo cominciato a sbagliare tre o quattro soluzioni, anche aperte. E loro ci hanno travolto col loro contropiede. Però, ripeto, torniamo a casa rammaricati della sconfitta, ma consapevoli che stiamo facendo dei grossi passi avanti e che la crescita che abbiamo mostrato nelle ultime settimane, nell'ultimo mese da qui a questa parte, sta continuando e continua anche con squadre di livello sempre più alto. Buonasera. Buonasera. Quando si è fatto male Banks nel quarto periodo, quando è tornato poi era sempre dolorante, aveva superato il problema, giusto per Ma capire mi che... sembra lì sul lettino con la caviglia gonfia, però ho voluto esserci a finale di partita, probabilmente a caldo, sai, quando fai una distorsione qualche volta senti molto meno. Adesso il vero responso ce l'avremo domani, dopo la notte, e vedremo di che entità è questa distorsione. Poi è fasciato, c'è il bendaggio rigido, insomma, quindi in quel momento lì, qualche volta riesci a stringere i denti. Poi è da vedere domani quando toglie il taping adesso, fa il viaggio, vediamo domani sera com'è di che gravità è l'infortunio. Ci ha parlato di crescita della sua squadra, allora le chiedo su quali aspetti deve lavorare ancora per crescere ulteriormente questa squadra. E poi, parlando di Mezzana, si aspettava un Marques Sainz che subito alla prima partita potesse incidere così tanto nella sfida? Allora, prima risposta è che noi sicuramente dobbiamo crescere e migliorare nella difesa uomo contro uomo. Stasera abbiamo mostrato buoni progressi nella difesa zona, però abbiamo fatto tanta fatica nelle transizioni difensive, difesa uomo contro uomo. E lì noi dobbiamo crescere. Siamo cresciuti tanto negli equilibri offensivi, nella circolazione di palla, nelle scelte. Lì veramente abbiamo fatto tanti passi avanti, anche perché sfruttiamo il fatto che le caratteristiche di questa squadra sono sicuramente orientate all'attacco più che alla difesa. Invece abbiamo bisogno di mettere una difesa più solida sull'arco dei 40 minuti per poter sperare di andare a vincere su campi difficili come questo. La seconda domanda, Ainz, io l'ho visto quest'estate, ero con Marco negli Stati Uniti, abbiamo visto tutti che è un giocatore molto frizzante, pieno di vivacità, pieno di vita. Sicuramente la situazione di Milano non gli ha consentito di esprimere questo suo potenziale. Qua invece avrà spazio nel ruolo di playmaker, avrà spazio nel ruolo di guardia e sono convinto che potrà fare molto bene. Poi da lì a fare 18 punti nel primo tempo,
onestamente è evidente che nessuno si aspetta una prestazione, una performance così, però è evidente che è un giocatore che era un po' sottovuoto, in attesa di esplodere, bravi sono stati loro a dargli fiducia immediatamente fin dall'inizio, noi colpevoli nella difesa uomo contro uomo gli abbiamo consentito di fare 18 punti con un solo canestro da due nel primo tempo, e questo sicuramente lo ha messo in ritmo e penso che darà soddisfazioni al pubblico di Siena in futuro. Ti vorrei fare una domanda su Siena, che è stata prima in classifica, ha chiuso prima l'anno diciamo solare con un assetto con Hackett, cosa pensi possa fare con questo nuovo assetto? Non voglio fare paragoni perché è prematuro ovviamente dopo una partita, ma con Jennings che sta in campo fino all'ultimo minuto, conosce bene l'ambiente, Heinz che non sarà sempre questo sicuramente, ma insomma che tipo di seconda parte di stagione ti aspetti da questa Montepaschi, un po' diversa rispetto all'anno? Sicuramente perdere Daniel è un giocatore molto importante, soprattutto che dava delle soluzioni che adesso magari non ci sono, tipo attaccare il post basso con un esterno, tipo creare di più sulle situazioni di pick and roll, adesso forse c'è però un po' più di tiro da tre punti, un po' più di pericolosità dall'arco, quindi io credo che se questi due ragazzi nuovi, uno è nuovo per modo di dire, l'altro è nuovo ma pieno di talento, di voglia di esprimersi, avranno la capacità di inserirsi in maniera silenziosa nel gruppo che già funziona e che va per la sua strada e che si conosce da tempo e che fino adesso ha espresso un bellissimo gioco, io credo che non vedo perché Siena non debba continuare ad avere ambizioni come ha avuto fino al giorno che c'è Hackett. Prima partita di questa nuova lista di giocatori e iniziare con una vittoria è molto importante e credo che l'aspetto che più mi soddisfa di questa della prestazione stasera è quando Varese si è riavvicinata nell'ultimo quarto e quando giocava una difesa a zona che iniziava 2-3, poi incominciava a seguire i tagli, poi diventava negli ultimi secondi come un uomo. Cosa voglio dire? Non voglio parlare di tattica, ma che quando c'è una lista di giocatori nuovi, quando si trova qualcosa da leggere nel finale, può rimanere a sentirsi impreparata perché non c'è una memoria di questi giocatori. Invece credo che quello sia stato il momento più importante, per tre motivi. Il primo, perché abbiamo assolutamente fatto delle ottime cose in difesa dopo ogni errore. Il secondo, perché anche quando avevamo sbagliato dei tiri, abbiamo preso, credo, tre rimbalzi importantissimi in attacco, e vuol dire che mentalmente la squadra c'era, non diceva oddio cosa stanno facendo e ci conosciamo da poco, e questo credo che sia importante. Il terzo, perché preferisco l'accelerazione che ha fatto Marchiz per prendere un fallo e due tiri liberi che hanno diciamo messo un po' il sigillo alla partita, più di 18 punti del primo tempo. Faccio una domanda non tattica, ma come consideri quando arriva un giocatore da pochi giorni e la prima partita ha 18 punti nel primo tempo, 5 su 6 da 3 per partire, anche un po' fortuna, bravura, l'ambiente giusto in cui esprimersi, che valutazione fai? Ci sono tante cose, innanzitutto arriva, e lo diceva stamattina al termine dell'allenamento di tiro, a me ieri, al nostro direttore sportivo Jacopo Manghetti stamattina, dice è qua, sono tutti entusiasti, ci si aiuta tutti, e si vedeva una persona contenta, serena, ok? Due, credo che anche gli altri abbiano aiutato la sua prestazione, perché? Perché quando ci sono spaziature giuste, situazioni giuste, uno gli è più facile. Tre, personalmente è un giocatore che volevamo già quest'estate, anche Jacopo Manghetti se ne era innamorato e io nella mia precedente esperienza avevo cercato di fermarlo anche quando è uscito dal college prima di andare in Francia, quindi
ci conoscevamo già, ecco, ma questa è solo una battuta, credo che le altre due cose, soprattutto il fatto che lui era sorridente e sereno, dice, ma qua ci si aiuta tutti, qua tutti sono entusiasti, e non era riferito solo ai giocatori, alle persone dello staff, alle persone che vivono gli uffici, e questo credo che sia importante. Ecco, coach, magari hai già risposto alla domanda che ti volevo fare in parte, ma ti volevo chiedere quando hai deciso e perché hai deciso di mandarlo subito in quintetto, Marcus Hainz, e se ti aspettavi anche Jennings potesse subito dare un apporto importante subito alla prima partita. Ma credo che Marquez, quando gli ho parlato, per ovviamente dopo un'esperienza difficile come quella di Milano, un giocatore ha tanti dubbi sul fare il passo successivo. E allora io ho voluto prospettargli quello che poteva essere il contratto tecnico, e il contratto tecnico era sicuramente avere in una squadra che vuole giocare con 10 giocatori, quindi di energia, però un ruolo importante, quindi il ruolo importante bisogna darlo al primo giorno. Per quanto riguarda Jennings, penso sia un giocatore solido, è un giocatore che voglio anche chiarire, non è qua perché è un giocatore che Marco Crespi ha già allenato negli altri anni, anzi faccio una confessione personale che non c'entra niente con il club, nell'estate era un giocatore che al di là delle diversi assetti, le scelte che facevano certi giocatori via, è quasi un giocatore a cui non volevo pensare perché non volevo che fosse qua come un giocatore mio, perché io alleno i giocatori che ci sono, non voglio giocatori miei. Per me è una grande cazzata quelli che dicono c'è il giocatore di fiducia o i pretoriani come dicono nel calcio, che non esiste assolutamente, quindi diciamo è stato svantaggiato durante l'estate e adesso anche con convinzione da parte di tutto lo staff e anche qui per primo Jacopo Menghetti, che mi piace citare ancora, è qua con mia soddisfazione. Faccio, ci aiuti a leggere la partita invece di Harry Green? Diciamo che è stata una partita difficile, credo che va detto questo, allora oggi Harry Green Banks ha iniziato con due canestre subito e sono stati due errori difensivi di Otello Hunter, riconosciuto anche da lui e parlato con lui, e da lì è stata in difficoltà, però secondo me non si può dire che Harry Green non ha giocato male, l'allenatore oggi ha scelto di non far giocare Harry Green, quindi mi assumo la responsabilità della scelta tecnica, ma non è che sicuramente non è stato così pronto, ma è impossibile, non so quanti minuti ha giocato, valutare una prestazione in questi minuti, quindi ecco, direi che se dovessi fare la sua pagella direi non giudicabile per scelta di Crespi. Coach, io ti volevo chiedere come hai ritrovato a qualche mese di distanza Matt Jennings, umanamente o anche proprio come giocatore di basket. C'è qualche differenza in lui rispetto a quando ha lasciato Siena? Ma penso non ci sia nessuna differenza. Credo che la differenza è la squadra, che è una squadra ovviamente diciamo con diversi ruoli, con diverse ambizioni, però penso che sia un giocatore che fa della sua linearità una delle sue qualità. Possiamo parlare dei singoli, di uno che non è mai andato via, anzi è qua da insomma, una ventina d'anni, Thomas Ress sta facendo, siccome quando si parla dei singoli, secondo me anche tu hai detto che è importante per chi arriva avere la memoria, che poi è tecnica, tattica, insomma, degli altri, mi sembra che oggi tutti gli altri hanno messo nelle condizioni Hainz e Jennings di sentirsi loro nella propria squadra. Sono molto d'accordo e parlando di Thomas, Thomas quando ha perso quel pallone nel finale che poi non si è tradotto in contropiede, già sul campo aveva chiesto scusa, ma non chiedere scusa a me, perché non è che si deve fare una scusa personale, chiedere scusa alla squadra, ancora in spogliatoio, si è scusato per quella palla persa. Che questo credo che valga di più di tante parole, valga di più di tante di un'ora di allenamento ed è un grande esempio. E devo dire che anche, aggiungo, perché un conto è chiedere scusa, che quello si può fare, ma penso che il rimbalzo successivo che ha preso dopo quell'errore era con le mani oltre al ferro, e questo per un nonno penso sia una cosa bella.
Coach, ultima domanda per quanto mi riguarda, velocissima. Ci pensi già alla partita con Milano? Che partita ti aspetti? C'è qualcosa che sogni per quella gara? Allora, innanzitutto, cioè, voglio dire solo una piccola cosa, perché poi così. Io credo che se si è logici, se si è razionali, se si conosce la pallacanestro, Milano contro Siena non è la sfida degli sfidanti ai campioni d'Italia. E casomai la giovane squadra come Siena, che sta facendo bene, con anche se ovviamente non sono tutti di età di college, un po' come una squadra di college, che va sul campo della squadra che, dopo anche l'acquisto di Daniel, la firma di Daniel, che a tutti nel cuore sta, cioè deve assolutamente vincere tutto, almeno in Italia e forse qualcosa anche in Europa. Quindi, diciamo, è una sfida impari, ma questo non per mettere le mani avanti. Se si parla di, se si conosce lo sport, mi sembra che sia giusto dire così, perché sennò altrimenti ce la si racconta, ma non in modo oggettivo. Il tuo esordio qui a Siena, ti aspettavi una partita di questo tipo, di questo spessore? I wasn't sure how it was going to work out, but I felt like it was a good place for me to come to make an impact. So I didn't know, you know, if it would be tonight or the next game or when, but I feel like being here I would make an impact eventually. Sì, diciamo, non mi aspettavo un'ottima partita, poi magari è andata meglio delle aspettative, però sicuramente è un posto in cui mi sento molto a mio agio, sono sicuro di questa scelta, e ecco perché poi è andata bene alla fine. I tifosi della Menzana quest'oggi hanno potuto ammirarti per la prima volta dal vivo. Descrivi un po' quelle che sono le tue caratteristiche. So if you can describe your skills, what you can do, what you can bring to the table of Siena. I think for me the biggest thing is I feel like I'm versatile. I do a lot of different things well. I can shoot the ball decently. I could get into the to the lane. I could tack off the dribble, and you know, get other people involved. Also, I think that's one thing. I don't have to just score. I could pass the ball and get other people involved, and I feel like I can play good defense. So. Sì, diciamo, la mia principale caratteristica è l'essere versatile, quindi so attaccare il ferro, so portare palla, so, ecco, come vi dimostravo stasera, segnare diversi punti, però so anche aiutare la squadra con una grossa difesa e anche passando la palla. Quindi, diciamo, la versatilità è la mia caratteristica principale. Sei arrivato da pochi giorni, che gruppo hai trovato? So what team did you find? What do you think about this game, even if you have been here for a few days? Just that the group is connected, and it's every, like you were saying with Othello, everyone likes each other, and also no one cares who's scoring or who's doing well or who's playing. It's everybody's connected. It's one big family, and I love it. Sì, diciamo, c'è molta connessione, molta, diciamo, amicizia nella squadra, quindi, come ha detto anche Otello prima, tutti i giocatori si piacciono, alla fine non importa chi segna, chi difende, non importa, diciamo, il ruolo di ognuno, quanto essere uniti e giocare tutti quanti di squadra. Un flash anche sulle prossime due partite, l'Eurocup con il Khimki, entrambe due trasferte, e il campionato con Milano. Quest'ultima per te non sarà certo una partita come le altre. Next game against Moscow and then Milan on the road, and especially this last game will be kind of emotional and special. Yeah, for sure. First, you can't look past Kempegi because they're a really good team, a good organization. So it's going to be a tough time to get a win. But we definitely have to come out, play with energy like we played tonight. You know, take care of the ball a little bit better and clean up some things on defense. And then, you know, we go to Milan and it's going to be, you know, it's going to be emotional, it's going to be a lot of energy in the building. Sì, sicuramente sono entrambe squadre molto ben organizzate, molto forti, specialmente poi Milano sarà una partita speciale per me, però quello che dobbiamo fare è continuare a giocare come abbiamo fatto stasera, aggiustando alcune cose e appunto provare a vincere queste due partite importanti.